questa bellissima serata da Betania, ha dimostrato che il cabaret è ancora vivo, che trascina il cabaret vero napoletano, quello tipo. Come hai vissuto questa esperienza qui a Piano di Sorrento, da Betania? Che ci dici? Si mangia benissimo, non perché sto qua e c'è il proprietario vicino a me, perché a me se una cosa non va bene, o proprietario o non proprietario glielo dico, si mangia ottimamente e soprattutto genuinamente, tutte le cose più impensate, più, anzi ritornando più a quella che si faceva una volta, il locale qua si rifà sempre, poco olio né puzza di frittura, venite a vedere, venite a constatare, poi dite. Qualche parola sul cabaret. Oggi il cabaret è ancora un futuro, ancora un successo. Allora io vorrei dire una cosa importante sul cabaret, ma questa è la cosa che interessa a me. C'è parecchie persone che confondono il cabaret per far ridere, magari con la volgarità, con le parole diciamo abbastanza forti, e non si dimentica del pubblico che può starci, una bambina, una persona che ci tiene a queste cose. Basta dire una parola a doppio senso che poi la lasci capire ai clienti stessi e deve andare bene. È necessario non perdere mai la struttura delle nostre origini per far vedere che noi veniamo da Napoli e regnerà sempre. E che ancora diventi il tuo segreto? Il mio segreto di che cosa? Di potermi mantenere. A me vi posso dire che sono quasi 40 anni che sono nel settore. Il mio segreto è di farmi voler bene dalle persone, e se vedo che mi chiamano e mi richiamano dopo anni, significa che Alfonso vale qualcosa. E cabaret c'è ancora, il vero cabaret napoletano. Grazie Alfonso. Grazie Betania. Contento il proprietario? Va bene. Per me è un fratello Peppe, è un fratello. Veniteci a trovare, mantenetevi sempre informati su Facebook o sulla mia pagina Alfonso D'Antuono, oppure su Betania. È su Positano News. È su Positano News.